Eccoci di nuovo in studio, siete in compagnia di Spunti e Spuntini. In questo spazio abbiamo un'intervista esclusiva rilasciata a Teletruria, un argomento non facile da trattare, sicuramente meno leggero di quelli che abbiamo trattato fino adesso, però proprio perché ci è stata data l'opportunità di realizzare questa intervista abbiamo deciso che era doveroso condividerla con i nostri telespettatori. L'intervista è fatta a Malalai Joya, una attivista ex deputata afghana che ha avuto un'importante relazione con la provincia di Arezzo negli scorsi anni. Stiamo parlando del 2007-2008, diversi anni fa, ma per ovvi motivi la questione afghana è tornata di attualità con il ritiro delle truppe americane proprio dall'Afghanistan. Ecco, grazie ai contatti che Malalai Joya ha continuata ad avere con alcuni cittadini della provincia di Arezzo, abbiamo potuto registrare questa intervista. Avevamo provato a organizzare la diretta, ma essendo una attivista che vive in una situazione protetta, era difficile per lei collegarci per via del fuso orario, anche perché ecco, non può rendere noto dove si trova. Ecco, noi la ringraziamo davvero tanto perché questa intervista, oltre che parlarci di una situazione molto difficile, rinnova il legame con questa attivista da parte della provincia di Arezzo e lei è molto contenta che questo legame si possa rinnovare e che soprattutto si riesca ad aiutare le donne, le persone più fragili che vivono questa situazione in Afghanistan, che sia possibile ecco, accoglierle e aiutarle. Ricordiamo che Malalai Joya ha ricevuto il Giglio d'Oro da parte della Regione Toscana nel 2007, ma anche la cittadinanza ideale da parte della provincia di Arezzo nel 2008, la cittadinanza onoraria per il comune di Bucine e anche un premio per il suo impegno nei diritti umani da parte del comune di Arezzo nel 2009. Ecco, allora ascoltiamo questa intervista esclusiva, questa testimonianza di Malalai Joya. The situation of Afghanistan is very critical and disastrous now from one end. La situazione in Afghanistan è molto critica in questo momento, dovuta da un certo punto di vista al Covid-19 che ha avuto un forte impatto sulla vita delle persone che soffrono, dall'altro decenni di distruzione e morte di migliaia di civili afghani. Negli ultimi 20 anni gli Stati Uniti hanno occupato l'Afghanistan nel nome della guerra al terrorismo, purtroppo con precisi interessi strategici. Da quando i talebani hanno ripreso il potere la situazione, come abbiamo potuto vedere, è inevitabilmente peggiorata, specialmente per le donne del mio paese. E adesso milioni di afghani sono insicuri del loro futuro e soffrono di povertà. Alle donne in particolare viene impedita l'istruzione, non vengono riconosciuti i loro diritti fondamentali. L'atteggiamento misogino dei talebani non è mai cambiato. Questo fa ripiombare l'Afghanistan in anni bui e pieni di guerra, mentre i paesi vicini occidentali stanno a guardare ognuno con i loro interessi. Come ho detto in altre sedi, non credo che ci debba essere interferenza tra nazioni. Altre nazioni non possono risolvere i problemi interni all'Afghanistan. I'm glad that I have received the honorable citizenship of Arezzo. Sono felice di aver ricevuto la cittadinanza onoraria dalla provincia di Arezzo. Ha un grande valore morale per me. La Toscana ha sempre dimostrato solidarietà e sostegno per questa battaglia e abbiamo bisogno di questo coraggio e di questa speranza. Grazie a rapporti speciali che ho ancora con i cittadini di Arezzo, ho creato un confronto e un supporto importante sui temi della pace, della giustizia, della democrazia. Not only my life, but the life of the most of the progressive activists in Afghanistan are in danger. Non solo la mia vita, ma quella di molte attiviste afghane è in pericolo in questo momento. Sono tornate ad utilizzare il burqa, simbolo di oppressione, ma nemmeno questo le tiene al sicuro. Questi terroristi talebani purtroppo non considerano un valore la vita umana e non guardano nemmeno alle donne come esseri umani. These terrorists, Taliban, not only do not believe in women rights, human rights, but they don't look to women even as a human.
Grazie alla testimonianza di Malalai Joy, è stato un grande onore poter avere questa testimonianza. Un attivista, ricordiamo, che ha ricevuto premi in tutto il mondo e anche ad Arezzo, e grazie a Silvia Martini che ha fatto per me questo collegamento con Malalai Joy, ci ha messo in contatto. E noi ci prendiamo qualche secondo di pausa, torniamo per parlare di Cortona on the Move.